benvenuti in questo vlogmas numero 3. Allora, è già il numero 3, ma perché ho fatto Allora, il primo vlogmas, che era l'1, sinceramente durava un'ora e passa. E dato che durava troppo, alla fine ho dovuto per forza dividerlo in due parti, fare Vlogmas 1 e Vlogmas 2. Per cui, scusate, ma è durato un bel po' e alla fine ho dovuto appunto dividere, un video dura 30 minuti, l'altro video dura 10 minuti, perché appunto ho fatto tante clip, duravano tanto e sinceramente un'ora era un po' troppo. E allora alla fine ho diviso due parti. In più ho fatto anche un casino sulla la pubblicazione di due video, perché in teoria doveva prima uscire lo svuota la spesa dell'S lunga e poi il vlogmas in un altro giorno, in un'altra settimana, il vlogmas 1. E invece non mi sono accorta, non ho visto, perché ogni tanto capitano gli errori e appunto si deve stare attenti su queste cose, ma vabbè, ormai è andata. Ho pubblicato due video in un giorno, per cui avete visto sia lo svuota spesa dell'S lunga che il Vlogmas numero 1. È stato un po' un casino, però ho visto che vi è piaciuto sia il Vlogmas 1 che il Vlogmas 2, perché molte persone hanno visto quel video. Almeno credo che l'hanno visto tutto, poi non lo so. Comunque, niente, questo è il Vlogmas 3. Dato che nell'1 e nel 2 non vi ho fatto vedere il risultato scusate il casino che fanno i gatti, dell'albero, adesso vi faccio vedere come è venuto l'albero. Vi dico solo che ho fatto tutto da sola. Pensavo che mi aiutava il mio compagno e alla fine, diciamo, si era un po' stufato dopo due o tre pallini che ha messo il filo dentro. Alla fine si è stufato e alla fine ho fatto tutto io, decorazioni, tutto. Diciamo che ancora non è finita perché ci sono ancora decorazioni da mettere e luci da mettere in giardino, sia in casa che in giardino. Dovete vedere i gatti che cosa stanno combinando. Cioè, non ci credo. Adesso ve li faccio vedere così almeno capite perché c'è sto casino. Guardate. Se vi sembra normale avere due gatti. Allora, questi sono da portare giù in cantina, che sono i due scatoloni di Natale, sono vuoti, no? Cioè, ditemi voi se è normale avere un gatto dentro nella scatola. Non ho parole. Quello è per i regali di Natale da impacchettare. E queste sono le scatoline. Cioè, c'è il bucolino e lui cosa fa? Tira via, cioè infila dentro la zampa. No, vabbè, io non ho parole. Sembra normale? Cioè, vi sembra normale? Non penso. Comunque, questo è quello che stavano facendo. Comunque, stavo dicendo, adesso vi faccio vedere l'albero. Come, allora, non doveva essere così, ma pensavo meglio. Perché le palline sono poche, la decorazione è pochissima, calcolate che è completamente quasi vuoto. In più ho comprato delle luci che vanno a timer,
le luci di Action che ho comprato, quelle bianche, vanno a timer, per cui dopo un tot di 8 ore si spengono e devi accenderle tu. E già lì, cioè, è brutto perché non è bello. Poi se io non ho tempo, non è che posso stare tutte le volte a accendere, appunto, le luci. Per cui quelle bianche vanno a timer e diciamo che adesso ve le accendo e vi faccio vedere come sono. Però, vi dico anche questo. È passata più di quasi una settimana e i gatti stranamente non hanno fatto danni, nel senso che non mi hanno distrutto le decorazioni, non mi hanno distrutto l'albero, stranamente neanche l'hanno buttato giù. L'unica cosa, vabbè, quei 2 giorni tra palline, che erano lì a giocare con le palline, e ogni tanto gli gnomi, la coperta sotto per la decorazione dell'albero, sinceramente continuo a buttarmelo giù, a disfarmela e basta, ma l'albero per il momento è intatto. Per cui sono, diciamo, non posso dire niente, meno male. Meno male, almeno quello, non mi toccano l'albero. L'unica cosa è che appunto, non lo so, non mi convince. Ovviamente quando vado nei negozi cerco ancora di comprare qualche decorazione per l'albero, perché è troppo vuoto, sinceramente. E per il momento sarà così. Quest'anno sarà così. Il prossimo anno comprerò più decorazioni dell'albero e lo farò in un altro colore, perché argento e rosso non è che mi piace molto, ma vabbè, chi se ne frega. Comunque niente. Allora, dato che mi è arrivato anche lo shopping che ho fatto da Temu, però mi deve arrivare l'altro pacco. Non so se farvi vedere questo e poi il secondo, oppure faccio vedere tutte e due. E non lo so, perché di solito i pacchi dovrebbero... Scusate, ma ho la memoria piena del telefono e devo mettere tutte le clip che ho fatto nel computer, per cui stringo. Comunque, se mi arriva il secondo pacco ve lo faccio vedere. Per il momento il primo è arrivato, ma vediamo, se entro mercoledì, entro domani arriva, vi faccio vedere tutto il completo di Temu, così almeno vedete anche lo shopping del terzo Vlogmas. Allora, detto questo, che non so quanto memoria ho di telefono, vi faccio vedere l'albero e poi vediamo un po'. Tutte le decorazioni così ve le metto a fine video. Non so quanto durerà anche questo video. Se per caso superano i 20 minuti, i 30 minuti di video, i vlog ovviamente dividerò in due parti e farò due vlog diversi. Per il momento la pubblicazione sarà il martedì e il giovedì. Il sabato si vedrà se riesco o non riesco. Per il momento martedì e giovedì vedete il video. Almeno che io faccio un video a settimana, che forse è meglio, lo faccio durare di più, però almeno faccio un video a settimana. Vi vedrete ovviamente sul canale, vediamo un po'. Intanto vi faccio vedere l'albero com'è finito. Allora, ho messo questa che per coprire sotto l'albero, solo che ogni tanto Budino la disfa e ci gioca. Poi vabbè, i nostri ometti, lì anche lì decorazione, fuori anche con le tappeti che vi faccio vedere, e questo è l'albero. Ovviamente è praticamente vuoto, cioè è altissimo, di 2,10 m. Ho messo il fiocco, tutte le palline, i fiocchi e così, ma solo che dietro ovviamente è vuoto. Comunque, queste sono le nuove decorazioni che ho comprato e questo è il risultato, che ho fatto tutto da sola. Calcolate che questi lacci qua ho dovuti mettere da soli, cioè da sola ho dovuto mettere i lacci per le palline, per cui ci ho messo praticamente tutto il giorno, ma questo è il risultato dell'albero, con le luci bianche che sono a timer, si spengono da sole,
e le luci colorate, queste qua. Questo è il risultato. Poi ovviamente ho messo le tende rosse, queste qui, queste sono tutte tende rosse, la decorazione con la neve che vi ho fatto vedere, poi fuori tappeti, tavolino con l'albero, quello fuori. Adesso tengo chiuso perché sennò Budino esce. E comunque ho fatto il secondo albero, l'ho fatto fuori, quello che avevo, perché non potevo metterlo in giardino. In giardino metto tutte le luci. Per il momento il risultato è questo, con un altro gnomo. Quello lo lascio acceso ogni tanto perché sennò si blocca. E niente, questo è l'albero concluso. Ovviamente chi mi segue su Instagram l'ha già visto, ha già visto tutte le decorazioni della casa molto prima di YouTube, però vabbè, diciamo che non è male come risultato, ma pensavo meglio, perché alla fine non lo so, pensavo molto meglio. L'unica cosa è che volevo mettere qualcosa, non lo so, sulle tende o anche lì, in quello spazietto lì, non lo so, vedremo. Perché sinceramente, appunto, devo ancora capire un po' tutto. Comunque, questo è per il momento l'albero, le decorazioni poi andranno avanti, ovviamente. E niente, tutte le altre cose, le altre decorazioni della casa, eccetera, che ovviamente devo ancora finire, non è concluso, ve le farò vedere a fine video e poi, vabbè, vedrò. Comunque, a fine video vedete tutte le decorazioni, eccetera. Vi spoilerò già che mi è arrivato il pacco ed è enorme. Questo è il pacco di Temu. Mi deve arrivare anche l'altro. Per cui, sinceramente, ve le farò vedere nello shopping di Natale. Non so se lo farò vedere in questo video, perché non so quanto durerà questo video. Oppure nell'altro, comunque volevo farvi vedere i due pacchi insieme perché è inutile farvi vedere questo e poi l'altro pacco non farvelo vedere. Per cui per il momento il pacco è gigante, ma ve lo farò vedere quando appunto arriva l'altro pacco. Queste sono altre decorazioni che adesso devo mettere. Ten! Trovato, adesso vediamo cosa c'è dentro. Ho trovato questo, che praticamente è questo qua, tipo il koala dovrebbe essere. Praticamente dovrebbe essere un koala. È morbido. Volevo il cagnolino, quello tipo peloso. Basino, 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 Basino. No, non vuole Basino. Non vuole Basino. Comunque, non c'è neanche scritto che cos'è. Comunque dovrebbe essere tipo un koala. Vabbè, almeno meno male. Per fortuna non ce l'ho. Però pensavo meglio.